Turiga Italiana, eccoci. Siamo al mercatino di Natale di Zurigo a Stadelhofen. E quale miglior modo per iniziare questa serie? Vedete la bellissima giostra che ogni anno ci fa compagnia, ci portiamo i bambini, un bambino in particolare, l'altra è un po' troppo piccola ancora, con 8 mesi meglio non portarcela. E qui ci si trova bene, è una delle cose belle di Zurigo. E a Zurigo Italiana parliamo di Zurigo a chi parla italiano, quindi era un ottimo modo per iniziare questo. Ogni volta proveremo a dare un top e un flop. Il top di questa volta è sicuramente il mercatino di Stadelhofen, dove a Natale e anche per altri eventi si organizzano dei begli stand e appunto delle belle giostre, c'è una bella atmosfera. Quasi dicembre, novembre ancora, ma insomma ci sono state delle belle giornate un po' più calde, siamo sui 9 gradi. Vale la pena venire qui anche se fa freddo, ci stanno lo chalet della fondue, ci sta il blue wine sicuramente, ci stanno tante belle cose, il punch per chi non gli piace l'alcol, ci sta un punch analcolico sempre caldo per tenersi caldi, e speziato è buono, si può mangiare bene, ci sono crepe, ci sta anche cibo da vari parti del pianeta, ci sono specialità non solo svizzere, whisky per chi gli piace, ci sono tante cose da fare anche per i bambini, un mercatino di giocattoli in cui si divertono i bambini, ci sta appunto la giostra, un po' simbolo se vogliamo. Lo chalet della fondue è stato una bella sorpresa un paio d'anni fa quando abbiamo iniziato ad andarci, perché sembra di stare in montagna ma sta in mezzo a Zurigo e il lago sta a due passi, quindi top mercatino di Stadelhofen, Bellevue, la zona è quella. Il flop questa volta lo diamo al mercatino di Aubanos. Dobbiamo dare un top, dobbiamo dare un flop per i mercatini di Natale. Quello di Aubanos è buono per chi vuole mangiare comunque, perché ci sono belli stand in cui si può mangiare, c'è anche una piccola giostra, ma stai dentro la stazione, c'è un'atmosfera sempre abbastanza oppressiva. E quindi no, a meno che proprio non viene la stagione più fredda e insopportabile, piovosa, per cui fuori non si può proprio stare, e a quel punto Aubano forse vince, ma se no fuori anche con un po' d'aria fresca si sta bene. Mi raccomando, veniteci e fateci sapere che ne pensate. Mi sono dimenticato qualcosa di importante sui mercatini di Natale di Zurigo. Qual è il vostro preferito? C'è uno più piccolo che vi piace? Magari c'è solo un weekend di cui, che conoscete? Qui, come sapete, piccolo flop anche d'eccellenza è che i mercatini generali svizzeri il 25 chiudono. Sono mercatini di Natale, quindi poi quando arriva Gesù si chiude baracca. 25 dicembre, finito tutto. In Italia ero abituato che fino al 6 gennaio era festa. Qui, 25 dicembre, ciao ciao, tschüss, e tschüss anche a voi. Alla prossima.